Konnichiwa Minasan, in breve qui nel mio canale, sono come sempre JappoGamer e benvenuti qui nella versione demo di Odin Sphere Landsfrayer. Allora, inizio gioco, in questa demo puoi scegliere un personaggio con cui giocare, selezionare uno tra questi 5. Io spero che mi sentiate, che qua veramente la canzone di sottofondo è veramente molto potente. Allora, vediamo un po', abbiamo Gwendolyn, la principessa di Ragnival, il grande potere del nord, un personaggio agile e facile da controllare con veloci attacchi multipli. Oppure Cornelius, il principe di Titania, il regno della ricca storia, diverti inesilanti battaglie grazie ai suoi veloci movimenti e ampi attacchi. Mercedes, la regina di Ring 4 del regno delle fate, i suoi controlli sono unici, puoi attaccare da lontano con la sua balestra. Oswald, il cavaliere del tenebre di Ring 4, oltre ad avere attacchi pesanti, mostra ancora più potenza e abilità furia. E infine Velvet, la principessa di Valentine, il regno perduto della magia, eccelle nei combattimenti a medio raggio usando le sue catene per muoversi e attaccare. Allora, vediamo un po' di utilizzare tra questi 5 Oswald. Allora, che cos'è innanzitutto questo Odin Sphere Landsfrayer? Prende è un action RPG, prende sviluppato da dalla vaniglia Well, vaniglia Where e prende pubblicato prende dall'Atlus e dalla Square Enix in Giappone. Ovviamente è un action RPG, per cui insomma ogni personaggio ha le proprie caratteristiche ed è comunque molto molto dinamico nel giocarci, cioè, poi vedremo insomma come sarà la dinamica. Allora, innanzitutto muove il personaggio usando le freccette, attacca con quadrato, salta con X, apri la ruota di oggetti con triangolo e apri il menu delle capacità con L1. Va bene, ok. Continua a farti strada combattendo fino alla fine dello schema dove ti aspetta il boss. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Questa ovviamente è la versione rimasterizzata in HD per PlayStation 4, che uscirà prende nel brevissimo. Uscirà esattamente il prossimo 24 giugno. Insomma, da notare la grafica, ma veramente molto molto bella. Allora, vediamo un po'. Siamo in questo paesaggio, insomma, molto molto fantasy. Però è un classico, insomma, dei action RPG giapponesi, eh. Ok, monete prese. Bene. Oh, inizio combattimento. Dai, vieni qua, orsetto, su. Venite qui, tutti insieme, dai. E prendete questo, mamma mia che attacco. Prendi questo, così. Oh, non fate i cattivelli. Yatta! Bene così, schema completato in 35 secondi. Vabbè. Livello S, bene, ricompense, rango bonus S, benissimo così. Ok, punteggio nel suo totale questo qui, bene così. Vediamo un po' che ci regala. Oh, un po' di soldi e una bella pozione. Umoshiro, interessante. Ok, l'uscita è qua. Bene. Prossimo stage. Allora, pozione magica o triangolo, ciclone. Congela il nemico con un tornado di ghiaccio. Ah, interessante, eh. Vai, utilizziamola subito, va. Vai, prendete questo. Venite qua così, va. Bene, bene così. Spacchiamo un po' di cose, va. E che siete? Delle specie di cupido? Vieni qua. Morte? Bene, bene, ok. E vieni qua così. Oh, furia R1 più triangolo. Va bene, poi magari lo useremo un po' più in là. Dato che sono questi nemici di scarso valore, magari a furia. Vabbè,
Vai così, vai così. Dov'è Furia? Pozioni magiche, va. Vai così. E non ti parare, su. Oh. E non ci provare, dai. Bene così. Vai così con la furia. Mamma mia, chi siete voi? Nanerottoli da strapazzo. Bombaroli. Facci vostri. Dai, rialzati su, vieni qua. E venite qua così. Dai, oh. Vai con la furia. Acci tua. Vieni qua nel rotolo, su. Bene. Ok, bene così, altro livello completato. Ok, rango bonus B. Ecco il forziere. Un po' di moneta, una bella pozione. Bene, bene. Uscita. Ah cavolo, stage del fuoco. Bruciore, prendiamolo. Aia. Cavolo, devo farmi i cavoli miei. Che so se bestiacce. Oh, ma brucia tu, va, chi è? Ok. Altro po' di monete. Andiamo di qua, va. Vai così. Spacchiamo un po' tutto. Vai così. Mamma mia, che casino. C'è qualcun altro? Ok. Dacci vostri quanto siete. Vai così. Bene così, bene così. Procediamo. Boss di metà schema. Cavaliere, unicorno, il paladino. Porca miseria. Facci tua. Maledetto. Non caricare, non caricare niente. E vieni qua. Ah, ma ti sei portato pure gli amichetti, eh? Non sei mica da solo, caro boss. Vabbè. Oh, cavolo. Sono andato liscio. Così. Dai, vieni qua. Acci tua. Che fai, carichi, mortacci tua. E prendi questo qua, così. Acci vostri quanti siete. Allora, bruciore, bruciore, vulcano. Vai così, esplodi, va. Vai, bene così, yatta. Bene così, bene così. Punteggio S, ottimo, ottimo, rango bonus.
col forziere, ma vai un po' di pozioni. Ah, un po' di uova. Ottimo, ottimo, bene. Ok, bene, siamo nel regno dei ghiacci. Chissà dove ci porterà. Cavolo, siamo pure quasi di neve. Vabbè, ma quanti sono sti pupazzi di neve, su? Riposa? Aria riposo. Bah, la vedo un po' lugubre, eh. Allora, bene così. Parla, vieni un po' che ci dice, ma se lo desidero ho del veleno, ma sfortunatamente non ho una spada da avvelenare. Vabbè, noi abbiamo lo spadone. Allora, oro abbiamo 101. Cazzo, oggetti 128, vabbè, compriamolo, va. Allora, vediamo un po'. Abbiamo bruciore, armonium. Tossina, va, compriamo tossina, ma sì, va. Grazie, amico. Vuoi sfidare questo potente nemico? Ma sì, va. Vediamo un po' che caspita sia. Porca miseria. Vai così. Sci tua, brutto dragone maledetto. Accido, che c'è, magnato. Oh, e dai, su, non ci mangiare. Accido. Allora, vediamo, va, bruciore, ciclone. Allora, altro raspo d'uva, vabbè, no, che non ci interessa. Mandragone, semi. Vulcano, va. Dove ti nascondi? Lasci tu. E prendi questo qua, così. Vai così. No, allora aspetta, vuoi bruciore? E bruciore sia. Brucia, va. E brucia ancora, va, tieni questo. Vai così. Mamma mia, che furia. Ale, yatta! Bene così. Ok, bene, ti ringraziamo per aver giocato. Disponibile a partire dalle 6 2016, in realtà dal 20, questo dal prossimo 24 giugno 2016. Ebbene così, dai, questa demo di Odin Sphere finisce qui. Spero che come episodio bonus, insomma, vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un bel like, se potete anche commentate, dimmi la cosa se ve lo comprate questo Odin Sphere oppure no. E se potete anche condividerlo nei vostri social network, ne sarei veramente molto molto felice. Bene, dal vostro Giappogamer è tutto, sayonara ne, e al prossimo episodio.